Tutti in maglietta rossa anche in piazza Prefettura a Campobasso con lo slogan «Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità, un flash mob», l'iniziativa organizzata da Don Luigi Ciotti, Libera, Gruppo Abele, Arci Ampi, Lega Ambiente, l'adesione di sindacati, associazioni della rete sociale, di alcune forze politiche. Per gli organizzatori una manifestazione per ribadire un'accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà, affrontare il tema dell'immigrazione in modo politicamente degno. Il rosso della maglietta per invitare la gente a fermarsi e riflettere, il rosso delle magliette, è stato detto ancora, di quei bambini che muoiono in mare e sbarcano sulle coste del Mediterraneo. In piazza a Campobasso anche Lidia De Benedittis, nuovo assessore comunale alla cultura e pari opportunità. È sicuramente un'uscita ufficiale importante, perché quella di oggi è una manifestazione simbolica, è una manifestazione che coinvolge trasversalmente tutta la comunità. Ci tengo a precisare che prescinde dal colore politico di ciascuno di noi, perché si parla di umanità oggi, si parla di umanità e si parla di solidarietà e di riflessione su questi argomenti. Il rosso è il colore dello stop, è il colore del semaforo che ci invita a fermarci e ce lo dice Don Ciotti nel messaggio che ha diffuso, e noi abbiamo abbracciato questo messaggio e lo rimandiamo a tutta la popolazione, chiedendo di riflettere su quelle che sono le evoluzioni che si stanno avendo sul concetto di umanità. L'umanità deve essere universalmente riconosciuta e rispettata. Al comune di Campobasso dunque Lidia De Benedittis, oltre alla delega alla cultura, anche quella alle pari opportunità. Cosa intende fare? La cittadinanza deve sapere che nel momento in cui verrà nei nostri uffici a via Cavour potrà non soltanto dialogare ma anche rappresentare tutte quelle problematiche. Mi rivolgo in questo senso alla delega delle pari opportunità, che possono creare degli ostacoli nella vita di tutti i giorni. Noi li affiancheremo e cercheremo, faremo in modo che questi ostacoli vengano superati. Almeno ci proveremo.